Buongiorno amici, sono le 6.33 e ci troviamo all'Accademia dell'Aeronautica Militare. Adesso ho 7 minuti per vestirmi, fare il letto, mettere a posto tutto e fare tutte le cose in bagno. Sono già in ritardissimo. Io, come si vede amici, su questo canale ho sempre cercato di condividervi quelle che sono le mie passioni, che sono tante, perché ho sempre avuto tante passioni, ma ho sempre fatto questo. E tra queste, una delle più grandi che ho sempre avuto, che ho sempre condiviso, è quella per il volo. Poi da questa parte ho iniziato a lavorare e collaborare con l'aeronautica militare, e questa cosa ha fatto sì che io mi appassionassi, tra virgolette, ancora di più a questo mondo e a questo settore. Infatti, poi ho avuto la possibilità di fare diverse attività e ho conosciuto, sempre grazie a loro, anche tanti loro personaggi, tante figure che appartengono al loro mondo. Figure che hanno tutte quante un punto in comune. Tutti quanti partono da Pozzuoli, da questa accademia. E quindi con l'aeronautica militare, in questo video, abbiamo avuto la possibilità di inserirci, di imbucarci anche noi per 24 ore all'interno di questa accademia, per andare a vedere e scoprire la vita in accademia. Benvenuti amici a Pozzuoli. Prima però di entrare facciamo un test anti-covid, l'ennesimo, per evitare insomma situazioni specifiche. Ok, è negativo. Non è stato mai a contatto con il generale comandante. Buonasera, piacere. Tudor, grazie mille arrivato dell'accoglienza e dell'ospitalità. Eccoci arrivati alle camerette, quindi questa è una delle camerate dove dormono gli allievi dell'accademia e a breve vi lascio in compagnia dell'aspirante Castagnere e dell'aspirante De Giovanni. Piacere comunque Tudor. Tudor, come funziona qui? Quali sono le regole della camerata? Allora, diciamo che in letto ci sono tutti, si chiamano effetti letterecci. Banalmente sarebbero il copertino, le lenzuola e il copertone. Vanno fatte a mo' di cubo sia la mattina e poi la sera bisogna rifare il letto. Quindi praticamente tutto il tutto è fatto così perché ovviamente sono pulite. Perché la sera rifate il letto? Cioè la sera di fare il letto. Perché le lenzuola sono già rimaste cubate, cioè rimangono in questa posizione così e tu non puoi andare a dormire ovviamente sul materasso. Ah, perché voi per rifare il letto, cioè togliere... Esatto, noi la mattina quando ci alziamo facciamo questo cubo. E lasciate il materasso vuoto e fate... Il letto rimane così per tutto il giorno fino a che noi la sera non torneremo in camera e non rifaremo il letto. Diverso da casa. È un po' diverso da casa. L'avere delle cose che si fanno sempre allo stesso modo, una standardizzazione nell'eseguire determinate azioni, ci permette di eseguire quelle azioni sempre al meglio e nel minor tempo possibile, che per un lavoro come quello che è il nostro è fondamentale, quindi fare le cose molto bene in pochissimo tempo. Certo. La tempestività è una delle cose che più ci interessa. Non stanno correndo, ma stanno a passo svelto. Perché? Perché l'accademia non si corre ma ci si affretta. Ok. Cerchiamo di eliminare i momenti morti. Cosa posso? Certo. Te li immaginavi così? Ho visto dei video, però ovviamente dal vivo è... Sono friarielli, no? Non sono friarielli, sono... però non posso dire che non mi piacciono, quindi non è malissimo. Dopo la cena i ragazzi si dividono tra chi studia, tra chi sta in aula di ricreazione, tra chi va in camera magari a studiare, o insomma a riposarsi. Si studia fino alle 10 di sera. Minimo. Niente, adesso sarà fatta la lunata. E poi mi sa che siamo a letto. Sono molto stanco. Quindi domattina sveglia 6.30. Quanto tempo ho per fare tutte le cose? 10 minuti. Tutte? Tutte le cose di 10 minuti. Tutto. Notte c'è un problema. Io in 10 minuti, ragazzi, ma appena mi sveglio. Ah, ho sbagliato camera. Cominciamo molto male. 6 minuti e 30. Il problema è che la sfida in realtà non è tanto montarlo quanto disfarlo. Mi sto già pentendo tantissimo di quello che sto per andare a fare, però serve, è necessario perché devo allenarmi, devo riuscire a fare questo cubo in un minuto. Un minuto avevo anche pensato, mo però tocca rifarlo. Non ce l'abbiamo i denti. Andiamo a mamma. Domani ci aspetta una lunga giornata. Mondi, ma la sveglia come è stata? Ha urlato già? Pensavo che fosse una luce o qualcosa. Allora, amici, sono le
6.33 sono preoccupatissimo per non modificare, perché se quello è brutto. 6 minuti. Adesso la validante l'abbiamo fatto. Volevo andare a vedere gli altri che facevano la camerata, ma sono tutti quanti già in bagno. Sono loro. Sembrava impossibile, invece è fattibile. 6.40. Non vorrei dire niente, ma sono il primo. Cioè, sono già sui, ragazzi. In che senso? Alle 6.40 devi già essere al piano, non devi essere fuori dalle crevette, devi aver già fatto anche l'estate. Alle 6 di mattina fare le scale così è difficile. Siamo arrivati in tempo. Adesso stanno controllando se i ragazzi nei 10 minuti sono messi bene la cravatta, la divisa e si hanno fatto bene tutte le cose. Questa parte qua si chiama la rivista e subito dopo sarà l'alzo bandiera, che è appunto il momento più solenne della giornata. Molto importante l'alzo bandiera. Molto, molto, molto emozionante. Noi a farlo ogni mattina ci ricorda perché abbiamo intrapreso questa scelta. Ovviamente scale per andare nell'aula dove si terrà la lezione sui motori. A e B, il corsivo A, unione B, che è costituito dagli elementi di S, sarò onesto nel dirvi che nonostante al liceo avessi tipo i massimi voti a matematica e fisica, ho fatto una lezione di ingegneria sui motori e a me non ci ho capito, diciamo, tanto, però pazienza, c'è Gabriele che adesso ci porterà giù e andremo nella sala motori, perché qua ci sono anche diverse aule pratiche dove possono vedere nello specifico, penso, i motori. Eurofighter è un turbofan a flussi miscelati e quindi nel mixer avviene questo mix tra il flusso freddo e il flusso caldo che proviene dalla camera di combustione. Adesso vediamo una cosa che è un po' più pratica, non troppo teorica. Andiamo a vedere come funzionano i simulatori dove noi cadetti piloti ci alleniamo per il volo. Ciao, buongiorno. Questo è throwback video speciale, 1 milione di iscritti. Un paio di anni fa ho fatto un video dove volavo su un caccia simile. Questo cos'è? Un MX? Questo è un MX. Volavo su un L39 Albatross e tutti mi hanno detto nei commenti, ho fatto il video, mi hanno detto, ah, è green screen, cioè, no, era vero. Se vuoi possiamo anche chiudere dentro, se non ti fa troppo quello troppo video. Sì. Ok. Che figata. Quello lì è il simulatore dell'SF260, è il velivolo su cui si addestrano i piloti in... ancora in fase concorsuale, okay. La base era di Latina. Allora, questa qui è la stick e controlla l'asse del roll e del pitch. Okay. Mentre la pedaliera controlla l'imbardata, che è questa cosa qui. Quello che tipo lo faresti col volante in una macchina. Ah, okay. Questa qui qui non si gira come col volante, ma si gira con rollando e poi tirando la barra verso di sé. Ora siamo invertiti. Devastante. Impianti sportivi, niente male. È la base, penso, sì, anche per voi l'allenamento. Sono molto sport. Una figura così brutta perché non mi alleno da mesi, dalla quarantena, che niente, rovinerò tutto. No, un giro e a 3.4. Vai. Facciamo un giro. Io non riesco già più a parlare. Molto male. Mancano 3 mesi. Questa voglia che tutti riescano a fare il tempo e ci sia aiuto anche semplicemente incoraggiato. Dai, forza, non ti dicendo me. Dai, forza, non ti dicendo me. Dai. Ma come iniziano le mani? Quanto abbiamo fatto? 5.51. È idoneo? Non è un buon tempo, però il minimo è 6 minuti. Forse che devo vomitare. Quando giocavo a pallone dicevano, una volta che ho buttato tutto fuori, si può ripartire. Oh, basket, ho infermeria, che vuoi dare? Basket, ragazzi. Oh,
Buongiorno. Ciao, ciao. Ben trovati. Che impressioni stai avendo? Tosta. Sì. Ho scoperto meglio tante piccole dinamiche che non avevo considerato, alle quali non davo troppo senso. La vita in accademia qui a Pozzuoli non è fatta di regole becere, prive di senso. Lo spirito che a volte si ritrova nei film, no? Cioè quello della durezza ad ogni costo, sì, fine a se stessa, o della necessaria sofferenza per imparare qualcosa. C'è invece estrema attenzione al particolare, al dettaglio, anche all'incontrare esigenze che con l'andare avanti del tempo necessariamente devono essere adeguate al cambiamento che la società fa fuori, perché certo, poi le forze armate sono uno specchio della società in tutti i sensi e in tutti gli ambiti. Chi pensa che il prossimo corso che entrerà, per il quale il bando è aperto, è il Centauro Sesto. Ok, quindi adesso ci sono i bandi anche per entrare proprio qui? Sì, sì, è proprio, si è aperto recentemente, rimarrà aperto fino a metà febbraio, ed è relativo all'incorporamento degli ufficiali, degli allievi ufficiali per il corso Centauro Sesto. Chi partecipa al concorso ha la possibilità di fare anche il tirocinio, quindi di vivere la tua stessa esperienza concentrata, okay, spalmata però su almeno 8 giorni. Quindi anche nel dubbio di non avere esatta percezione di quello che è la vita, partecipando al concorso, arrivando al tirocinio, hai la possibilità di averne un'immagine molto più chiara, e quindi poi di operare una scelta, se questa è veramente la strada che tu stai cercando, molto più consapevole rispetto a quella di vedere un filmato, certo, o un open day, o sentire parlare un amico, certo, della sua esperienza, no? Tanti vedono questo percorso come un percorso difficile, certo, perché lo è. Lo è. Lo è di base, però se uno ha un obiettivo e ci arriva, esatto, penso che la soddisfazione, esatto, che ottiene arrivando lì, penso sia immensa, specialmente se poi nel corso della carriera si arriva poi a... È un po' come se ci fosse un livello di difficoltà oggettiva del corso e poi c'è la tua passione. Tanto più è elevata la tua passione, sì, tanto meno la difficoltà percepita è rilevante. Siamo giunti ora al termine delle mie 24 ore di questa bellissima esperienza. Negli anni io sono cresciuto con tante storie, foto e video di questo mondo, del mondo dell'aeronautica militare. Però aver avuto la possibilità di vivere queste 24 ore dall'interno nella loro accademia mi ha fatto sicuramente scoprire e apprezzare anche di più quello che è il loro mondo e i loro valori. Mi ha fatto capire meglio qual è la forma mentis alla quale questi ragazzi aspirano e soprattutto mi ha fatto capire il meglio cosa significa voler migliorarsi ad ogni costo per raggiungere un obiettivo importante e soprattutto collettivo. Io alla fine ho dato il massimo, mi dispiace per le mie condizioni che sono critiche in questo periodo qua, però è così. Il video poteva chiamarsi anche ho il fiatone per 24 ore, per quante scale ho fatto, eccetera. Ringrazio l'Aeronautica Militare e l'Accademia di Pozzuoli per avermi ospitato e accolto per questa bellissima esperienza. Ringrazio anche tutti gli allievi che ho incrociato nei vari corridoi e che mi hanno accompagnato appunto in queste 2 giornate. Allievi ai quali auguro il meglio per chi sta studiando, per chi sta specializzando nelle varie discipline, tra pilota, ingegnere, medico, commissario o ruolo delle armi. Bocca al lupo e... Grazie per aver accettato l'invito. Grazie a voi. Sì, davvero in maniera molto veloce la vita dell'allievo in accademia. È il momento di mettere in pratica. Spero tu non abbia preso impegni per domani. Andiamo a Latina. A Latina? Andiamo in volo. Ah, giustamente dopo la simulazione. Vabbè, abbiamo fatto la simulazione. Grande. Veramente? Io? Va bene, certo. Benissimo.